Buongiorno ragazzi, Movie Maker per voi con questa recensione Drive. Ieri sera ho deciso di recuperarmi, che era già un po' che non vedevo, il capolavoro di Stanley Kubrick, Shining. Allora, l'ho recuperato perché, come sapete, da poco è uscito il trailer del Dr. Sleep, il sequel di Shining, sia del romanzo che del... tratto dal romanzo di Stephen King, che era il sequel del libro sempre scritto da Stephen King. Questo qui sarà il sequel del film, diretto da Mike Flanagan, con Ewan McGregor nei panni di Danny, cresciuto dopo anni, lui che ha la luccicanza, questo Shining. Allora, praticamente questo Shining qua è un film che ha esattamente la mia età, ed è 1980, e mi è piaciuto tantissimo. Penso che è stata la volta in cui l'ho visto in cui mi è piaciuto di più. Allora, lo guardi, ovviamente adesso avendo 39 anni, lo vedi con un'altra ottica che di come lo guardavi quando eri giovane. Quando eri più giovane magari ti poteva risultare anche un film un po' lento. Invece cazzo, guardandolo a 39 anni è l'età giusta, cioè con la cultura cinematografica che ho alle spalle e tutto, lo sono riuscito a apprezzare veramente in modo incredibile. È un capolavoro di regia, è un film tecnicamente ineccepibile. Ci sono inquadrature, carrellate, piani, primi piani, lunghi piani, questi corridoi qua ripresi in modi incredibili, cioè fantastico. Poi un'altra arma vincente di questo film qua, secondo me, sono le musiche, che sono perfette, sono utilizzate al momento giusto. E anche poi mi è piaciuto tantissimo, secondo me, l'utilizzo del montaggio. Un film montato così nel 1980 non era facile da realizzare. E poi comunque l'anima di questo film qua incredibile è Jack Nicholson, cioè Jack Nicholson piano piano impazzisce in questo albergo, in questo Overlook Hotel vuoto, in cui lui deve fare il custode insieme a sua amica. È un continuo impazzire, sempre più, un'ascesa verso gli inferi, e lui ce lo rappresenta in modo incredibile. Cioè, l'interpretazione di Jack Nicholson è fantastica, e anche secondo me è una bella interpretazione sia del personaggio che fa la moglie, e comunque anche il bambino Danny Lloyd, mi sembra che si chiami l'attore, eccetera eccetera. Quasi impossibile che questo Dr. Sleep, questo sequel, sarà superiore a questo Shining, perché Shining comunque è veramente, anche come fotografie, soprattutto nelle prime scene, e poi questa tenuta, questo Overlook Hotel è inquietante quanto basta, cioè nel senso è magnifico come location per l'ambientazione di questo film qua. È un film in cui veramente ci mette del suo tantissimo, la regia di Stanley Kubrick, che ci regala veramente, come ho già detto all'inizio del video, c'è una tecnica ineccepibile. Io adesso non mi ricordo bene tutti gli altri film di Stanley Kubrick, ma questo qui è veramente perfetto come fattura, come realizzazione, come minuziosità dei dettagli, i dettagli minuziosi di ogni quadratura, come è fatto, come queste carrellate, tutto questo, scusate questi cazzo di buchi che ci sono per strada, queste carrellate, questi piani sequenza, questa telecamera bassissima dietro Leo, mi cazzo, dietro il triciclo del bambino e tutto. Comunque, se volete vedere un film che comunque ha 39 anni ma che è tecnicamente perfetto, vi consiglio per voi questo Shining di Stanley Kubrick. Guardatelo, soprattutto ora che in attesa c'è di arrivare questo Dr. Sleep, di questo sequel, eccetera eccetera. Alla prossima ragazzi, scusate per questi trambusti, questi buchi, eccetera eccetera. Alla prossima, ciao ragazzi, ciao, Movie Maker.